Il comunale di Montemarcone è il terreno di gioco prescelto per la disputa della finale provinciale amatori FIGC. All'epilogo della stagione arrivano due squadre abituate ai piani alti, anche se la presenza del Real Sangro, formazione che gioca praticamente a pochi chilometri dal suo campo di gioco, quello in terra di Piazzano di Atessa, è meno preventivabile rispetto ai pronostici della vigilia. La truppa del presidente Orfeo è stata protagonista di una vera e propria impresa, espugnando nelle semifinali il terreno del Golfo Vasto, squadra detentrice del torneo, mentre l'Istonium, altra finalista della stagione, ha avuto la meglio del Monte Odorisio. La finale rompe gli equilibri sin dalle battute d'avvio, visto che al quinto i sangrini vanno a bersaglio con Concezio Di Mauro, lesto a ribadire in rete da distanza ravvicinata sul perfetto suggerimento di Gian Giordano. L'11 di Mister Vitucci cerca di chiudere i conti con Di Loreto, che su piazzato dal limite non riesce a trovare lo specchio della porta. Gli aragonesi si scuotono dall'iniziale torpore e iniziano a portare diverse insidie dalle parti di Adorante, con una serie di batti e ribatti culminata con la conclusione fuori bersaglio di Antonini. Al 32esimo Luca De Filippis riceve un puntuale suggerimento dal fondo di Tumini, ma sparacchiallato da posizione vantaggiosa. Passano due minuti ed è lo stesso Tumini a divorarsi una colossale opportunità, facendosi respingere da Adorante la sua conclusione a botta sicura. I frutti di tanta perseveranza trovano il giusto sfogo pochi secondi dopo, anche se in maniera leggermente fortunosa. Sul traversone di Piemontese, infatti, il velo di Tumini si rivela efficace per mettere fuori causa Adorante, che subisce quindi la rete del pareggio aragonese. La frazione si chiude con la conclusione di prima intenzione di Carpineta, che a ridosso del limite d'area spedisce la sfera insidiosamente al lato. La ripresa delle ostilità si apre con due interessanti iniziative vastesi. Al quarto l'insidioso diagonale dal vertice d'area di Luca De Filippis fa correre qualche brivido di troppo alla retroguardia sangrina, che va in affanno anche al 16esimo per opera dello stesso 11 aragonese, che approfitta di un leggero svarione di un difensore avversario e calcia prontamente verso la porta, trovando in questo caso la provvidenziale opposizione di Adorante, che azzera la minaccia. Al 22esimo il Real Sangro va a segno con De Camillis, ma il signor Bacile invalida la rete per una spinta dello stesso De Camillis ai danni del diretto avversario. Il Real non demorde e ci riprova un minuto dopo col tentativo di impicciatore che su palla inattiva scalda i guantoni a Manfredi. Più ghiotta indubitabilmente l'occasione sciupata da Antonacci, che si trova a dover concludere da distanza ravvicinata, ma la mira non lo sorregge adeguatamente e il tapino ravvicinato è gettato platealmente alle ortiche. La frazione si chiude con la timida percussione di Carpineta, che trova sulla sua strada un reattivo Manfredi, il quale garantisce ai suoi la disputa dei supplementari, che si aprono con l'acuto di Concezio Di Mauro, il quale riceve da Di Loreto e si porta in zona di tiro interessante, ma il suo destro viene dirottato sul fondo dalla provvidenziale chiusura di un difensore vastese. L'occasione più ghiotta è sui piedi di Antonacci, che su un piazzato dal vertice d'aria costringe Adorante ad un difficile intervento in tuffo. La seconda mini frazione sarà ricordata esclusivamente per la colossale opportunità capitata tra i piedi di Angelo Di Mauro, che da distanza ravvicinata non riesce ad infilare Manfredi, il quale preserva il risultato e rimanda ogni discorso alla lotteria dei calci di rigore. I vastesi iniziano bene andando a bersaglio con Luca De Filippis. Non si può dire altrettanto per Carpineta, che sparacchia sopra i legni. Va a segno invece Aquilano, che non viene imitato da Angelo Di Mauro, il quale si fa ribattere la battuta dal reattivo Manfredi. Lo specialista Antonacci rimette le ali agli avversari, mandando la sfera ad infrangersi sul palo alla destra di Adorante. Mordini è l'unico a segno per i suoi e riaccende la fiammella della speranza, spenta subito dopo dalla realizzazione di Antonini. L'errore dal dischetto di Concezio Di Mauro, neutralizzato da Manfredi, fa scatenare il tripudio dei vastesi, che tornano a vincere il trofeo dopo due anni di assenza. Carmine Ventrella è il tecnico dell'Istonium Amatori Vasto, che si è aggiudicata l'edizione 2013 del campionato provinciale amatori FIGC. Per voi è la seconda volta nella vostra storia? Nella nostra storia è la seconda volta, è la quarta finale. Quest'anno però veramente nessuno, ecco, i primi screzi, nessuno si aspettava, insomma, che potevamo raggiungere di nuovo le prime posizioni. Eravamo un po' impacciati inizio stagione, poi siamo riusciti a, con il gioco, con la preparazione, con i dirigenti, con i giocatori tutti, a raggiungere questo bellissimo traguardo per la seconda volta per me, ma anche per tanti ragazzi. È stato emozionante, perché la lotteria dei rigori non si sa mai come va a finire. Tra l'altro il vostro rigorista principe, Antonacci, l'ha sbagliato.
Beh, Roberto, diciamo che eravamo un po' sicuri che facesse gol sul rigore, però sai che anche nelle migliori squadre, nei migliori giocatori può capitare l'inverosimile. Stavolta è capitato a lui, ha sbagliato, ma non fa niente perché è stato veramente di grosso, grosso, grosso aiuto per tutta la squadra, come tutti i dirigenti, come tutti i preparatori, come tutti i giocatori. L'anno prossimo avete in mente di migliorarvi? L'anno prossimo vedremo cosa fare e se fare, siamo un po' in bilico, però adesso ci godiamo questa bella vittoria e poi vediamo, ci facciamo un po' di estate e cerchiamo di ripartire, se è il caso di ripartire sempre con la solita volontà. Mister Vitucci, un po' di amarezza perché perdere ai calci di rigore non fa mai bene, la vostra impresa però c'era già stata nelle semifinali. Infatti, l'impresa l'abbiamo fatta 2 settimane fa con il Golfo, che è la squadra che ha vinto il girone dell'altro, quello di Vasto, e è lì che abbiamo dato molto di più di oggi, secondo me. Oggi un po' di tensione ci ha fregato, ci ha proprio un po' spezzato le gambe, però nonostante tutto abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione alla mia squadra. Purtroppo quando si va ai calci di rigore, il rigore è una condanna per tutti, uno vince, uno perde. Il campo purtroppo non ci ha dato ragione, un po' di errori li abbiamo fatti, eccoci qua al secondo posto. L'anno prossimo intendete rimettervi in gioco? Beh, sicuramente, la Real Sangro è la Real Sangro, non possiamo tirarci indietro così facilmente E poi questo è un trofeo che non ancora cinge nelle nostre bacheche, allora ci dobbiamo lavorare di nuovo come abbiamo fatto quest'anno.